Domenica 7 aprile 2024 alla soffitta Spazio delle Arti presso la Casa del Popolo di Colonnata in piazza Rapisardi 6 a Sesto Fiorentino si apre la mostra Pop 22 con opere di Riccardo Macinai, Simone Parri e Valerio Salvadori. Il gruppo Pop 22 Contemporary Art Firenze nasce nel 2022 da un'idea dei tre fondatori e componenti che sono appunto Riccardo Macinai, Simone Parri e Valerio Salvadori con l'obiettivo di promuovere nuove e originali forme d'arte accomunate da ricerca, innovazione e originalità nei materiali utilizzati, nei temi e nei soggetti rappresentati e soprattutto nello spiccato senso del colore che contraddistingue l'opera dei tre fondatori. Presenti all'inaugurazione insieme agli artisti, il presidente del Circolo Arci Unione Operaia di Colonnata e responsabile del gruppo La Soffitta Spazio delle Arti, Francesco Mariani, l'assessore alla cultura del comune di Sesto Fiorentino, Jacopo Madau, e il giornalista e scrittore Jacopo Chioste. Sì, siamo nuovamente a Colonnata per un'ulteriore mostra qua negli spazi della Soffitta Spazio delle Arti. È l'ennesima mostra organizzata dal gruppo della Soffitta, estremamente interessante, che apre, diciamo, questi spazi a un trio fiorentino che porta un'arte davvero interessante e tutta da scoprire. La Soffitta si riafferma nuovamente come spazio importante nel panorama metropolitano per l'esposizione delle mostre e, lasciatemelo dire ancora una volta, questo gruppo della Soffitta si dimostra apertissimo anche a nuovi stili, a nuovi strumenti di espressione, perché questa mostra parla veramente al futuro, è estremamente pop, ha dei colori importantissimi ed è veramente d'impatto. Quindi invito tutti quanti alla visita qua negli spazi dell'Unione Operaia di Colonnata. Buongiorno a tutti, sì, stamattina la Soffitta ha messo un punto fermo su questa collettiva inusuale, la trovo innovativa addirittura, di arte pop. Il gruppo è Pop 22, sono tre artisti che in sinergia lavorano con materiali diversi e che hanno veramente nell'anima il lavoro di ognuno di loro, perché ognuno ha il suo percorso artistico e la sua ricerca artistica. Gli orari della mostra, che io invito a venire a vedere perché la mostra è meravigliosa, e vi ripeto, la troverete alla Soffitta Spazio delle Arti in piazza Mario Rapisardi presso il Circolo Arci dell'Unione Operaia Colonnata, con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e chiuso ovviamente il lunedì, il sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Riccardo Macinai, Simone Parri, Valerio Salvadori, Pop 22, il nome deriva da Pop, ovviamente la corrente Pop Art, 22 è l'anno di fondazione del gruppo, poi loro aggiungono Contemporary Art Florence, anche questo si capisce facilmente, arte contemporanea a Firenze. Quello che è più interessante è cosa tiene insieme questi tre artisti, e direi che è la continua sperimentazione che loro mettono nella loro arte, l'uso di strumenti e di prodotti che abitualmente vengono usati per altri fini. Simone Parri usa polistirolo estruso, che è un isolante, Valerio Salvadori tutti quei prodotti che usa nella sua attività di orafo, dal polvere di metallo, acidi, resine, e le resine possidiche è il materiale che usa per completare le sue opere Riccardo Macinai, che parte dalla fotografia. La fotografia è anche il tramite di Salvadori, mentre invece Simone Parri, con queste composizioni tipicamente pop, si occupa soprattutto di riempire il vuoto. La sua filosofia è quella di porre delle forme nel vuoto, al contrario di quello che avviene abitualmente in campo artistico. Lui ha iniziato, racconta, c'era un asse di legno, si è chiesto cosa poteva farne e ha cominciato a riempire il vuoto sopra. Quindi sperimentazione, pop art, che si ritrova proprio nell'utilizzo di materiali che vengono usati per... e quindi è una, possiamo dire, una metafora di cosa? Della scelta, perché è attraverso la scelta che si può realizzare e ottenere risultati diversi, quindi anche volendo una metafora della nostra vita.
Come è nata l'esperienza di Pop 22? Ma guarda, è nata nel 2022, come dice il numero, così, un po' casualmente, un po' volutamente. Io conoscevo sia Valerio sia Simone e, parlando prima con uno poi con l'altro, ho capito che c'era voglia di lavorare insieme, e quindi ci siamo visti per una pizza e da lì è nata questa cosa. Naturalmente ci volevano delle condizioni di base. Le condizioni di base quali erano? Intanto l'amore per l'arte, la voglia di lavorare, di sperimentare, e un denominatore comune. Il denominatore comune qual è? È soprattutto l'uso di materiali non convenzionali, quindi per quanto mi riguarda resine, inchiostri, per quanto riguarda Valerio anche lui l'uso di resine possidiche, lui viene dall'esperienza dell'oreficeria dove utilizza questi materiali proprio a livello professionale, e Simone invece utilizza il polistirolo e vari pigmenti, e quindi tutti i materiali che in qualche modo nella loro diversità però ci rendevano simili per certi aspetti, ecco. E quindi ognuno di noi poi fa una ricerca individuale da questo punto di vista, però poi ci piace raccontare insieme le nostre esperienze e fare mostre come questa. Nel tuo caso materiali non convenzionali, ma il soggetto invece, che è quello femminile, rientra a pieno titolo nella tradizione, benché declinato in chiave pop. Sì, assolutamente, la sfida è questa: utilizzare soggetti, immagini tutto sommato ben riconoscibili. Marilyn, o comunque la figura femminile, è sicuramente un classico dell'arte, e l'idea e la sfida era quella di dire qualcosa di nuovo in un ambito invece tradizionale e classico. Io non lo so se ci siamo riusciti, se ci sono riuscito, non sta a me dirlo ovviamente, però lo scopo è quello. E quindi anche le tre Marilyn che ho fatto proprio immediatamente prima della mostra sono un richiamo a Andy Warhol, dichiaratamente, però da parte mia c'è stata l'idea comunque di introdurre qualcosa di nuovo. Ci sono riuscito? Non lo so, però sicuramente tradizione e innovazione si spera che possano trovare un equilibrio in questi lavori. E tra i grandi classici riletti in chiave pop anche la Gioconda di Leonardo. Sì, anche la Gioconda. Lì l'idea era quella di prendere un capolavoro assoluto, forse il quadro più famoso del mondo, più conosciuto a livello universale, e fare un gesto anche irriverente, no? Quindi la mia Gioconda è una Gioconda violata in qualche modo, consumata, pur mantenendo, spero, un rispetto per l'opera. Quindi l'opera è ben riconoscibile, però è diventata qualcosa di diverso, mantenendo i connotati del grande capolavoro leonardesco, al quale io, diciamo, non voglio togliere ovviamente niente. La matrice pop del tuo lavoro si rivela anzitutto nell'uso di un materiale non convenzionale. Esatto, utilizzo quello che è polistirene estruso, che praticamente sono i pannelli isolanti che si usano per l'edilizia. E, è un materiale che si utilizza per fare le scenografie teatrali. Sì, infatti utilizzo quello che è un tipo di polistirolo, che è polistirene estruso, che si utilizza per scenografie teatrali e anche scenografie per war games. Infatti io provengo, diciamo, da quel settore lì, e l'idea è stata quella di unire l'utilizzo di questo materiale con un certo tipo di disegno, che era quello di rompere, spezzare quelle che erano le immagini e poi cercarle di rimontare utilizzando solo quelli che erano i dettagli che potevano far l'immagine riconoscibile. E quindi è un po' un gioco che utilizzo nel smontare l'immagine e rimontarla come piace a me, cercando sempre di togliere quello che non serve e di lasciare quello che invece poi identifica quella che è l'immagine. Un altro aspetto che ti ricollega alla pop art del Novecento è l'inserire all'interno del tuo immaginario figure che vanno dalla cultura mass mediatica, potremmo dire, al fumetto, al
cartoon arrivando fino ai grandi classici della tradizione. Sì, questo non so se è un difetto oppure è un pregio, non ho ancora capito, nel senso che non ho un settore ben definito. Io rifaccio quello che mi piace, quello che vedo mi piace e cerco di rifarlo, il che è un pochino un'antitesi come, rispetto a quello che trova un tema e sviluppalo. Per cui ho fatto una serie sui cartoni e poi invece utilizzo delle tematiche come questo. Questa immagine che c'è dietro della Venere, che è un'immagine diciamo, sulle problematiche ambientali, oppure tipo il Free Your Mind che avete visto là, l'uomo a cui va via la testa, che è, quello invece non è un'immagine, è un pochino un modo, un'esigenza, un modo di essere, no? L'essere costretto a vivere tra gli schemi che contrasta con quella che è l'esigenza invece di scappare, di liberare, di uscire. I tuoi lavori si prestano anche ad una lettura sociale, ad una sottile critica del tempo in cui viviamo? Sì, perché sono spezzati, sono spezzettati, per cui la mia volontà è quella non tanto di aggiungere materiale quanto di aggiungere uno spazio, e in quello spazio sta il sentimento che c'è dietro, che si può interpretare in tante maniere, ognuno lo interpreta come vuole. Fotografia e pittura, due linguaggi che dialogano nel tuo lavoro. Sì, sono due linguaggi che ho sempre amato, da sempre, durante anche i miei studi artistici, che ho ripreso dopo tanti anni in mano, e ho iniziato con la fotografia e poi sulla fotografia ho cominciato a intervenire con colori e con materiali che uso nel mio lavoro. Io sono un artistografo e quindi tutto quello che vediamo, tutti i colori, tutte le tecniche vediamo sulle mie opere pittoriche derivano poi dalla mia esperienza che ho avuto negli anni nei gioielli. Il femminile protagonista assoluto, potremmo dire, della tua opera diventa un tramite per raccontare un mondo intimo, segreto. Sì, questo è vero. Il lavoro è abbastanza lungo, parto con degli shooting, con delle modelle dove non sono modelle di professione, io sono spesso donne normali e io cerco questo e non le uso come la parola modello, per me stiamo facendo un lavoro assieme, quindi gli spiego, ci spieghiamo cosa deve il risultato che voglio arrivare, quindi si spera che poi di arrivare all'obiettivo insieme. Che cosa aggiunge la parola che talvolta si sovrappone all'immagine? La parola è importante, a me piace anche scrivere, quindi spesso vediamo queste nudi coperti da queste scritte. Queste scritte non sono fatte al computer, ma sono effettivamente, le ho dipinte io sul corpo della modella, e mi interessa il movimento della scritta, anche se non è leggibile. Mi piace la scrittura giapponese, gli ideogrammi, quindi cerco di fare dei segni, in realtà poi sono dei segni sulla pelle.